Siamo con Laura Fioretti, 0-9 Bagarre. Termina la partita, il quinto set, veramente bella da vedere. Peccato, eravate sopra 2-0, poi terzo set un calo clamoroso. Vi siete riprese, partita punto a punto, l'hanno spuntata gli avversari. Al terzo set pensavate già di averla vinta? Sì. Te lo dicevo prima che già a metà terzo set ero lì che pensavo all'intervista. Forse per quello, mi sono sconcentrata un po' forse. Sicuramente, insomma, primo set siamo partite un po' così, un po' a rilento, però poi ci siamo riprese e effettivamente sembrava che chiudessimo il terzo set. Ci sentivamo, insomma, in forma, lanciate verso la fine, ecco. Poi invece niente, era la defaianza. Le vostre sconfitte fino adesso sono state contro le squadre di alta classifica? Mentre con quelle di medio-bassa avete fatto punteggio pieno. Sì. Cosa vi manca per colmare questo gap? Allora, intanto ti dico che sicuramente diverse sconfitte risalgono all'inizio del campionato, in cui abbiamo avuto un po' di difficoltà e l'abbiamo proprio fatta diventare scuse per giocare male, cominciare male, un po' di inizio all'ultimo. La rosa non completa, molte persone via per trasferti di lavoro, così. Però insomma questo ci ha dato un bel alibi per partire male, ecco. Poi in realtà a un certo punto ci siamo riprese molto bene, abbiamo fatto dei buoni risultati anche con una squadra in realtà insomma, un po' più su in classifica la settimana scorsa con Marona, esatto, per dire. E Santo Stefano sembra intoccabile, poi noi abbiamo anche un po' di insomma, questioni personali con loro, quindi proprio è stata così. Comunque ci manca, secondo me, non tanto, un po' di ritmo forse che ogni tanto perdiamo, un po' di ritmo, però sicuramente dall'inizio dell'anno siamo cresciute molto, c'è più coesione, più sintonia, anche insomma tra tutte le giocatrici via non abbiamo delle riserve, diciamo, tanti cambi buoni. Quindi insomma ci mancherà qualcosa, però secondo me è più quello che abbiamo fatto finora, ecco. Si vede questo miglioramento, ti chiedo se ci sono ancora dei margini di miglioramento, essendo il primo anno di eccellenza stai facendo un'ottima stagione. Sì, i margini di miglioramento ci sono sempre, noi siamo vecchi ma per questo non pensiamo di essere insomma arrivati. Sicuramente come squadra, secondo me il problema più grosso che abbiamo è che non riusciamo a mantenere il ritmo e per questo serve l'allenamento. L'allenamento ne facciamo uno, ma insomma, non credo che le altre si allenano fino dalla mattina alla sera. E questo secondo me è questo, perché intanto perdiamo la testa, non siamo abituati a mantenere la tensione alta. Ok, grazie mille, sei stata gentilissima, in bocca al lupo. Grazie.